Buonasera, iniziamo i lavori del Consiglio Comunale. Come al solito cominciamo con l'appello. Dottoressa Meli, prego. Salvarani, Imperato, Scirpoli, Ciribanti, Brioni, Licon, Bosi, Andretti, Savazzi, Soffiati, Tellini, no. Pasotti, Paloschi, Voi, Freddi, Salvaterra, no. Bindini, no. A posto. Bene, la seduta è valida. Prima di iniziare informo che la seduta, come sempre, è videoregistrata con inquadratura fissa e panoramica, per cui non ci saranno i primi piani e il pubblico non sarà ripreso. Invito i consiglieri a parlare con il microfono per la registrazione audio della seduta e anche a non sovrapporre le voci, in quanto verrà effettuata la trascrizione integrale poi della registrazione, anche per questo consiglio. Iniziamo con il primo punto, l'ordine del giorno. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta dell'11 febbraio 2019. Ci sono interventi su questo? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Lettura ed approvazione dei verbali della seduta dell'11 febbraio 2019. Chi è favorevole, alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Secondo punto, lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 21 di febbraio del 2019. Chi ha degli interventi? Prego, Pasotti, il consigliere Pasotti. Si sente? Sì. Relativamente alla delibera numero 16 di quel consiglio comunale, c'è un errore nei consiglieri presenti in aula al momento del voto, perché c'è scritto consiglieri presenti in aula al momento del voto numero 10, voti favorevoli numero 10, contrari numero 5. Quindi c'è qualcosa che non torna, penso. Dopo io, insomma, faccio sempre un po' fatica ad orientarmi. All'inizio c'è scritto presenti numero 13, assenti numero 4. Dopo però nel verbale, nel verbale della deliberazione, dopo però non si riesce a capire chi entra, chi esce, chi, insomma, cioè qui dice che sono 13 presenti, poi alla fine i voti sono 15 di fatto, insomma è un sistema che un po' difficile da, cioè che non facilita, diciamo, ecco, che non facilita la lettura anche dall'esterno, ecco, più che incomprensibile. Secondo me un cittadino che vuole sapere chi c'era in quel consiglio comunale anche appunto chi è entrato dopo, che è rimasto assente, poi deve essere registrato, un cittadino fa fatica ad orientarsi, adesso soprattutto in verbali che magari sono anche molto corposi. Ecco, comunque no, al di là di questo c'è da correggere questo dato, che risultano 10 presenti e 15 votanti. Sì. Sì. Sì, d'accordo, correggiamo, c'è un errore materiale, insomma. Quindi correggiamo quel verbale che è stato indicato. Sono altri? Voi. Consigliere, voi. È la delibera numero 15. Allora, dove dico? Beh, c'è scritto così, ma deve essere cambiato, chiaramente che non si capisce il senso. Senza una perizia di stima giurata. Numero 15. Numero 15. Allora, senza una perizia di stima giurata, che il termine di reale valore dipende dal CSI, nulla si può, a nostro avviso, decidere. Cioè, da questa... Così? La trascrizione. È stato trascritto, quindi, però, se vuole integrare... L'audio proprio, che viene ricordato. Certo. Perché l'audio.
No, ma se vuoi rettificare, non so, se vuoi fare, aggiungiamo una parola. No, no, nessun problema. Allora, da questo consiglio che l'aveva detto, sì, è stato ci sono altri interventi? Allora, altro? Sì. Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Punto numero 2, lettura ed approvazione dei verbali della seduta del 21 di febbraio 2019. Chi è favorevole alzi la mano. Tutti. Contrari? Nessuno? Astenuti? Uno astenuto imperato. Passiamo al terzo punto. Comunicazione del sindaco e del presidente del consiglio. Non abbiamo comunicazioni particolari. Per cui passiamo al punto successivo. Modifiche dello statuto del consorzio progetto Solidarietà. La parola al sindaco. Buonasera. La delibera che viene portata in consiglio questa sera e tra l'altro è il motivo di fatto vero per la convocazione del consiglio in questa serata entro la fine del mese di marzo è perché bisogna modificare lo statuto e tutta una serie di regolamenti o atti collegati al funzionamento del consorzio Solidarietà. Avete visto, credo, le varie modifiche, le proposte di modifiche. Queste modifiche si rendono sostanzialmente necessarie e devono essere approvate all'interno di tutti i comuni aderenti al Consorzio Solidarietà per una questione di omogeneizzazione delle cariche, tra virgolette, visto anche lo sfalsamento delle elezioni nei vari comuni. Quindi, ecco, di fatto è un atto dovuto che viene approvato contestualmente a noi in tutti gli altri 16, perché dovremmo essere 17, se non ricordo male, 16 comuni aderenti al consorzio. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, passiamo alla votazione. Il punto numero 4, modifica lo statuto del consorzio del progetto Solidarietà. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Sì. Astenuti? Nessuno. Votiamo anche per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole alzi la mano. Tutti. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo al punto numero 5. Nomina della commissione per la concessione delle civiche benemerenze. Prego. Sì, consigliere Pasotti. Sì. Allora, volevo comunicare che non intendo partecipare a questo punto in discussione all'ordine del giorno e quindi, finita la mia dichiarazione, uscirò. E vi spiego anche i motivi. Allora, intanto a meno di 2 mesi dalla scadenza del mandato di questa amministrazione non si comprende davvero l'urgenza di procedere con la formazione di una commissione per attribuire le benemerenze, considerato che il 26 di maggio si andrà ad elezioni e quindi ci sarà un cambiamento, ecco, ci sarà un nuovo consiglio comunale e quindi sia i membri della maggioranza che i membri della minoranza che sono previsti dal regolamento che è stato approvato avranno la possibilità di entrare in questa commissione e di farne parte per i cinque anni successivi, ecco. Quindi francamente non capisco questa fretta.
L'altro motivo è questo, è arrivata la convocazione ieri per una riunione della Commissione Regolamenti per lunedì prossimo, ci sarà in discussione un altro regolamento, un nuovo regolamento. Ecco, però io vorrei ricordare al Sindaco e all'Assessore Previdi, mi dispiace che l'Assessore non ci sia, che già da tempo c'è un problema relativo alla formazione delle graduatorie per l'accesso al, al nido comunale. Quando è stata fatta la graduatoria per l'anno scolastico in corso, l'anno scorso, nell'attribuire i punteggi delle graduatorie sono emerse delle criticità. Delle criticità che sono nuove, diciamo, perché dipendono da una parte dal fatto che tantissime famiglie usufruiscono della misura nidi gratis e questo porta a dei, diciamo, a dei cambiamenti anche poi nell'accesso dal punto di vista economico, delle tariffe, eccetera. E poi dall'altro anche dalle mutate condizioni del mondo del lavoro in cui si trovano i genitori. Consigliere, mi scusi, ma non è pertinente con quello di cui stiamo parlando? Non è pertinente, però... Niente, sto dicendo che io esco perché secondo me c'era un argomento sul piatto, anche la Presidente della Commissione lo sa, che questo sì incidente sulla vita delle famiglie di Porto Mantovano, in particolare sulla vita delle giovani famiglie, e questa cosa qui purtroppo non è ancora stata presa in considerazione, ormai le iscrizioni al nido aprono e quindi fino al prossimo anno non se ne potrà riparlare. Ecco, quindi secondo me ci sono delle priorità e il motivo per cui io non partecipo a questo punto è questo. D'accordo. Voi, consigliere, voi? Faccio mie le osservazioni del consigliere Lucia Pasotti, quindi anche noi non presenzieremo alla votazione. Buonasera. Sì, ricordo che è evidente che se voi non partecipate la commissione non potrà essere nominata in quanto non ci saranno rappresentanti per le minoranze, quindi a questo punto il oggetto non può essere, la commissione non può essere nominata in quanto manca la parte delle minoranze per fare la loro proposta nominativa sui componenti. Quindi questo punto, il punto è sospeso e il consiglio è concluso in questa maniera. Buonasera.